Jeddah, Arabia Saudita, secondo round di questa stagione 2022 di Formula 1. Yo Wheelers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui per la nostra sfida del sabato, Can I Beat Paul con l'Alfa Tauri numero 10 di Pierre Gasly. Un Pierre Gasly che deve assolutamente rifarsi dal weekend nero del Bahrain, che lo ha visto lasciare il Gran Premio per colpa di un problema, la Power Unit Honda della sua vettura, con un incendio nel retrotreno della stessa che ha costretto il pilota francese a lasciare in fretta e furia la sua vettura. Ragazzi, direi di non perdere ulteriore tempo per la nostra sfida, ci tuffiamo dentro i 5 giri della nostra sfida. Ovviamente se vi piace il format, like, commentate, è importantissimo, è gratuito, iscrivetevi al canale. Primo giro in cui abbiamo provato la vettura ma abbiamo fatto un piccolo errorino, abbiamo toccato l'interno del muretto, muretti che sono molto vicini e non abbiamo causato danni semplicemente perché ho tolto i danni, usura delle gomme e consumo carburante per questa sfida. Quindi primo giro completato, iniziamo subito il secondo e godiamocelo dall'onboard. Gas spalancato nel rettilineo principale per andare a completare un giro di ottimo livello, considerando che siamo solo al secondo tentativo di questa challenge. Secondo giro che sembra sempre uno dei migliori per noi nella Can I Beat Paul. Lo completiamo in 1.34.551, il mio personal best assoluto su questa pista. Commettiamo un piccolo errore in curva 2 per quanto riguarda il terzo giro, ma l'errore più grossolano lo commettiamo in curva 16, andando a saltare troppo aggressivamente sul cordolo interno. Perdiamo completamente la vettura senza ovviamente comportare dei danni alla stessa, mentre al quarto giro l'errore grossolano lo commettiamo in uscita di curva 13 al tornantone, gas spalancato troppo presto, perdiamo la vettura e quindi dobbiamo portarci al giro 5, ultimo tentativo per noi, vediamo se riusciamo a battere il tentativo numero 2. Peccato, il giro era partito sotto i migliori auspici, eravamo sotto i nostri migliori settori del giro numero 2. Prima questo errore, in uscita dal tornantone di curva 13, perdiamo leggermente la vettura e prendiamo il muretto interno di curva 14, ma poi il grosso errore in curva 22, troppo veloci in ingresso, perdiamo completamente la nostra vettura. Sicuramente avremmo rischiato anche di farci male se fosse stato un incidente reale. Peccato, peccato perché avevamo il passo, secondo
secondo me, per scendere almeno di 2 decimi rispetto al miglior giro siglato nel giro numero 2. Ragazzi, se vi è piaciuta questa challenge, questa Can I Beat Paul, vi ho già detto, like, commento e soprattutto, importantissimo e gratuito, iscrivetevi al canale. Io vi lascio con il nostro tentativo numero 2, giro numero 2 della challenge, il nostro miglior giro visto dalla TV Cam. Alla prossima, ciao Wheelers!